Marco De Ferrari, candidato al Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle, una forza in campo, la vostra, che non viene magari troppo presa in considerazione se non poi apparire nei sondaggi come una forza che sfiora il 20% e che quindi ha una sua valenza politica non relativa. Sì, noi siamo sul territorio sempre, dentro e fuori la campagna elettorale, nasciamo dal territorio, siamo cittadini che ci siamo attivati perché questa classe politica ci ha costretto ad attivarci per tutto quello che non ha fatto per la nostra qualità della vita. E quindi noi ci siamo attivati, abbiamo incominciato a informare persone, abbiamo incominciato a tutelare il territorio dal punto di vista prima comunale, poi ampliando verso il nazionale, e quindi siamo una forza che parte dal basso, dove il principio uno vale uno è effettivamente concreto. Parliamo di ambiente con lei prevalentemente, partiamo da quello che è uno dei temi di attualità per la regione Liguria e per la città di Genova in particolare, quello dei rifiuti. Genova e il comune stanno lavorando su un proprio piano dei rifiuti, ma anche la regione Liguria ha dovuto dare il proprio contributo con un piano regionale. Che posizione ha il Movimento 5 Stelle rispetto a questo piano? Ma il piano regionale dei rifiuti è stato approvato di fretta e furia da questa giunta nell'ultimo periodo. In realtà noi siamo per un piano che contrasta gli inceneritori, contrasta le discariche, per la progressiva chiusura delle discariche in un certo tempo, perché noi appoggiamo la linea di Paul Connett, che è il più grande mentore dei rifiuti zero, della zero waste, che vuol dire rifiuti zero, cioè raccolta differenziata, porta a porta spinto. I cittadini, prima di tutto c'è la fase di rilanciare la cultura della separazione dei rifiuti. I cittadini devono sapere che mettendo le mani proprio nei rifiuti, nel senso separando il secco dall'umido come prima fase, possono effettivamente dare un forte contributo e le istituzioni possono aiutare in questo, perché con la raccolta differenziata porta a porta spinto noi possiamo agevolare questo processo, avviarlo perlomeno. Quello che appare però è anche una difficoltà dei cittadini a fare la raccolta differenziata, certo. Nel senso che non parliamo di scarsa civiltà, però comunque crescere quelli che sono avvicinarsi a quelli che sono i parametri di legge è difficile, anche perché forse la cittadinanza collabora poco. Come si può aiutare i cittadini a collaborare di più a questo sistema? Ma semplicemente intanto la regione può collaborare con le istituzioni comunali e locali e cercando di incentivare questo processo. Come? Ad esempio in alcuni comuni è stato eliminato il cassonetto indifferenziato, che vuol dire dare ai cittadini l'opportunità subito di di separare questo secco, diciamo questi rifiuti solidi, e con raccolta differenziata porta a porta spinto le istituzioni arrivano ai cittadini e possono aiutarli a differenziare, cioè prelevando direttamente dalle loro abitazioni quello che loro separano, e l'umido separarlo dal secco, perché se no succede il caso scarpino, cioè ad esempio se si viene riversato tutto i rifiuti secco e umido in un'unica discarica c'è il problema del percolato, e sappiamo a Sestri Ponente che problema ha dato al Chiaravagna ad esempio, no? Che si riversava in mare poi con problemi enormi di inquinamento. Temi sempre legati all'ambiente, parliamo di quello che è il piano casa della Giunta Burlando. Anche su questa legge il Movimento 5 Stelle si è già espresso in maniera contraria. Quali sono le critiche che sollevate? Allora, è stato approvato questo piano casa dalla Giunta Burlando nella sua prima legislatura ed è stato prorogato più volte, ultima proroga un mese fa fino a dicembre 2015. È stato definito al momento dell'attuazione il piano casa più devastante d'Italia, nel senso che dava il via alla cementificazione del territorio, e non si è fermato di Burlando, nel senso che ha cementificato gli alvei dei torrenti con nuovi centri commerciali, nuove aree parcheggio, i porticcioli turistici. Abbiamo la regione con la più alta concentrazione di porticcioli turistici d'Italia, e Burlando negli anni 90, quando era ministro dei trasporti, si lamentava dell'assenza di porticcioli turistici in tutta Italia. Quando è arrivato come governatore in Liguria si è dato da fare e ha fatto sì che ci fossero 40 approdi per navi su 63 comuni che si affacciano sul mare, quindi voi una devastazione ambientale. Voi dite no alla stop alla cementificazione, però questo significherebbe mettere in crisi un settore, quello dell'edilizia, che già soffre.
Il settore dell'edilizia è in sofferenza, d'accordo, bisogna tutelare i lavoratori che comunque hanno i loro diritti chiaramente, ma noi stiamo per il cemento zero, nel senso la Liguria è la terza regione in Italia per concentrazione di cemento e suolo consumato, noi siamo per lo stop al consumo di suolo, cemento zero e oltretutto andiamo anche un po' oltre perché vogliamo decementificare dove è possibile per rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, perché chiaramente prendiamo l'esempio del Ferreggiano, è in uno stato pietoso dal punto di vista, è oppresso dalla cementificazione e ogni autunno noi regolarmente soffriamo queste alluvioni. A Spezia c'è l'area di Brugnato dove c'è stato costruito un centro commerciale di 22.000 metri quadrati investendo 60 milioni di euro. In aree alluvionabili uno stesso assessore della giunta Burlando ha detto lì non, è zona rossa, non si dovrebbe costruire, sono andati avanti lo stesso. E i cittadini di Brugnato a Spezia erano allarmati chiaramente. Ringraziamo per essere stato con noi Marco De Ferrari, candidato in Consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle, intervenuto su Liguria Talk a Blog Caffè.